I lavori di Luigi Plato, diciamo lavori di Luigi Plato, abbandoni a senso il titolo che vi ha già accompagnato per tutto il tempo e sembra semi di Angela Serafino. Dico soltanto una cosa, adesso lascio la parola ad Angela, dico soltanto una cosa che all'interno, come avrete modo di vedere, all'interno della presentazione dei romanzi sono emersi molti elementi che riaffiorano nelle immagini. La cosa interessante è che i relatori per i romanzi non si sono confrontati con i costruttori delle immagini, e quindi questo è una buona sintonia che è emersa spontaneamente nel guardare il territorio, nel riguardare il territorio. Lascio subito la parola ad Angela. Io mi metto qua. Sì. Anche perché poi dopo. Allora, io sarò brevissima, perché poi parleranno le immagini, siamo tutti un po', come dire, provati dalla temperatura soprattutto. Prima di dire due parole su questo, volevo dire che nel corso della conversazione, con molto piacere, è emersa questa necessità dell'arte, che poi la chiamiamo poesia, che poi la chiamiamo narrazione, però è emerso che l'arte non è una perdita di tempo e che probabilmente, a differenza di quello che banalmente o volgarmente, non so come dire, spesso si crede, è un esercizio quotidiano ed è un esercizio anche sociale. Beuys su questo ha lavorato moltissimo e tra l'altro ha lavorato anche nel sud, sia nella nostra Puglia che in Abruzzo, e quindi magari non è proprio da dimenticare questo aspetto. Ok, passiamo alle immagini. Le immagini, avete letto, abbandoni e attese e semi. Nella scelta di questi titoli che Luigi Blago ha dato, come dire, indipendentemente, questo è sempre molto bello, quando si lavora non è che necessariamente bisogna stare seduti fianco a fianco, ci si scambiano un po' di parole e poi il lavoro viene fatto separatamente, però i risultati a volte sono molto belli proprio perché collegano alcune cose anche senza averle dette. Non è un percorso onnisciente, ovviamente, non è un percorso che racconta il grande Salento referenziato, è un percorso, io direi, leggero, di osservazione quotidiana, appunto, senza eclatanza, dove è molto forte il senso dell'esperienza e il senso anche della partecipazione. Quindi non vi aspettate immagini di grandi cose, sono delle cose molto banali, però le banalità e le quotidianità ogni giorno costruiscono il nostro patrimonio, quindi tenerne conto credo che sia un dovere. Tutto qua, grazie. Grazie.
Thank you.
visto anche l'essere stata molto parca di Angela, non per fare delle spiegazioni, ma per amplificare ulteriormente l'entrata prima di passare la voce alle alte tecnologie. Io ho scritto un saggio che si chiama Rovine minori come tracce inabitate dei territori. Poi ho conosciuto Luigi Blago e una parte delle sue immagini praticamente raccontano quello che io ho scritto senza conoscerlo, né lui aveva assolutamente letto il mio lavoro. Cioè, in quello che è abbandonato, è apparentemente abbandonato, e Pasolini se ne era accorto molto tempo fa, risiede un sapere, che è il sapere del saper costruire, si direbbe oggi, tenendo conto degli equilibri dell'ecosistema. Tutte queste strutture che noi vediamo, che adesso sono diventate abitate dall'ecosistema, in realtà erano perfettamente integrate. Questa capacità è una forma, come dice giustamente Luigi, di civiltà, che alcune delle tecniche che hanno sviluppato risalgono a millenni addietro, altre comunque sono state elaborate nel corso di secoli da un intero popolo, non dal Tizio Caio, dal grande architetto, dall'archistar dell'epoca, ma da un intero popolo di artigiani e costruttori. E quindi una delle possibilità che abbiamo è riguardarle, riavvicinarle, riconoscerle e ripensarle. Pensate a tutto il problema che c'è oggi sulla questione dell'efficienza energetica per le abitazioni, che quindi è una delle frontiere dell'innovazione, era già stata risolta. Noi adesso dobbiamo, perché la maggior parte di quelle case sono freschissime anche in questo periodo, senza nessuna forma di, oppure sono calde e non troppo umide d'inverno, proprio perché c'erano dei sistemi, oggi li chiamiamo di coibentazione naturale, che venivano distribuiti, ma in più c'era questa sapienza del saper stare in un contesto. Allo stesso modo e in un'altra forma le immagini di Angela Serafino rimandano a una serie di elementi e componenti dell'ecosistema che sono quotidiani, sono costanti, ma la cui bellezza o la cui importanza noi molto spesso sottostimiamo completamente. Quando persone, dei turisti per esempio d'estate, hanno visto sequenze di immagini come questa, hanno detto: ma questo Salento dov'è? Noi non lo conosciamo. Questo spesso non lo conosciamo neanche come salentini, ma una delle possibilità è, per promuovere l'immagine di questo territorio, per farlo, per qualificarlo e differenziarlo rispetto ad altre offerte e rispetto alla propria specificità, e tenere conto di questi semi che appunto possono poi svilupparsi o morire, oppure continuare a dormire sino a che non scompariranno per cause naturali. Detto questo, lascio la parola al professor De Paolis. Non abbiamo usato il permesso di ingegner De Paolis, anche lui da Gratina, qui c'è una componente gratinese oggi non invidiabile praticamente, che ci parlerà del progetto, oppure prima della realtà aumentata? No. Farà un'introduzione alla realtà aumentata, a questa nuova possibilità della tecnologia, mentre poi Nicola Fiore ci illustrerà un progetto specifico dedicato ad Otranto, sviluppato dall'associazione. Dopodiché la dottoressa Sansonetti potrà dirci se la regione sta lavorando in quella direzione o in altre, e quindi integrare il discorso. Buongiorno a tutti, io farò una breve introduzione, quanto più breve possibile, sulla tecnologia della realtà aumentata, cercando di farvi vedere qualche breve esempio di questa nuova tecnologia. Quindi vi parlerò della differenza tra la tecnologia della realtà virtuale e quella della realtà aumentata, e poi vi farò vedere alcune applicazioni in diversi ambiti. La realtà aumentata insieme alla realtà virtuale è l'argomento della mia ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione qui all'Università di Lecce. Io sono però più focalizzato verso applicazioni che riguardano la chirurgia minimo-invasiva, la medicina e la chirurgia minimo-invasiva e i beni culturali. Però vi farò vedere delle applicazioni in ambiti molto diversi.
Prima di tutto capire qual è la differenza tra realtà virtuale e realtà aumentata. La realtà virtuale è un ambiente completamente fittizio costruito all'interno del computer, una simulazione in cui l'utente è immerso e i propri sensi sono coinvolti, sono influenzati dall'ambiente in cui l'utente si trova a essere immerso. Quindi la cosa importante è capire che è un mondo completamente fittizio, che non esiste, e nel momento in cui noi usufruiamo di un'applicazione di realtà aumentata non vediamo il mondo che ci circonda, vediamo soltanto quel mondo costruito all'interno del computer col quale possiamo interagire in forme molto diverse. Invece la realtà aumentata è una cosa ben diversa, e questa slide che riporta questa tassonomia che è conosciutissima cerca di spiegare proprio la differenza tra realtà virtuale e realtà aumentata. Vedete, sulla destra c'è il mondo virtuale, sulla sinistra c'è il mondo reale, la realtà aumentata è in mezzo, ma è più vicina al mondo reale. Perché questo? Perché nelle applicazioni di realtà aumentata noi continuiamo a vedere il mondo che ci circonda, ma a questo mondo vengono aggiunte delle informazioni virtuali, degli oggetti virtuali. Quindi la cosa importante è che continuiamo a vedere il mondo che ci circonda. Che vuol dire aggiungere informazioni virtuali al mondo in cui ci troviamo e perché farlo? È importante farlo perché queste informazioni ci permettono di eseguire dei compiti, eseguire delle operazioni in una maniera più precisa, ci permettono di avere, possiamo dire, dei superpoteri, in quanto riusciamo a vedere delle cose che normalmente non riusciamo. La cosa importante però è che i due mondi, quello reale in cui siamo presenti e gli oggetti virtuali, siano perfettamente sovrapposti l'uno all'altro, in maniera che l'utente non abbia la percezione di due mondi completamente diversi, ma pensi che quello che sta vedendo fa parte totalmente della realtà, interamente della realtà. E quindi in questo modo aumentiamo le percezioni che l'utente normalmente non può avere grazie a queste informazioni virtuali, che possono essere poi di tipo molto molto diverso. E ovviamente ci sono delle difficoltà in questa tecnologia, appunto una difficoltà è aggiornare il mondo virtuale in tempo reale, ossia senza ritardi, tenendo conto per esempio del punto di vista dell'operatore. L'operatore cambia il proprio punto di vista, il mondo appunto che vediamo girandola spostandoci cambia, anche l'oggetto virtuale ci deve essere presentato da angolazioni diverse. E poi la compenetrazione di questi oggetti virtuali nel mondo reale deve essere particolarmente accurata. Io mi interesso di realtà aumentata nella medicina, potete immaginare quanto bisogna essere precisi in quelle applicazioni, perché noi prendiamo degli organi costruiti, virtuali, realizzati dalle immagini TAC, dalle immagini di risonanza, dalle immagini mediche del paziente, e cerchiamo di sovrapporli agli organi reali del paziente, in maniera che il medico, quando vede gli organi virtuali, che sono realistici perché sono state fatte dalle immagini di quel paziente stesso, sa che lì c'è l'organo reale, e quindi è come se avesse una specie di visione a raggi X all'interno del corpo del paziente. Però se non c'è corretta sovrapposizione, noi anziché aiutarlo lo induciamo in errore, perché gli diciamo guarda qui c'è questo vaso, qui c'è questo nervo, e in realtà quel nervo poi magari si trova a qualche millimetro, perché nella chirurgia parliamo di millimetri, e possiamo indurre il medico in errore. Quindi è estremamente importante che ci sia questa fase di sovrapposizione corretta. Però vi farò vedere con degli esempi alcune applicazioni di realtà aumentata. Ecco, questo è il cosiddetto Magic Book, no? Ossia il software inquadra quei marker, quei disegni che vedete sul libro e associa delle informazioni virtuali. Oppure qui in questo caso vedete i marker sono sotto, sono quei quadratini bianchi e neri, l'utente ha in mano un altro quadratino e a quel quadratino viene sovrapposta dal software una lente che permette di vedere una lente di ingrandimento che permette di vedere sul mappamondo, che anche è virtuale. Quindi sul tavolo non c'è nulla, come nell'altro esempio, vedete, c'è solo un libro, ma poi il software aggiunge degli oggetti virtuali. Questa è una classica applicazione di realtà aumentata basata su marker, che sono questi quadratini bianchi e neri, ma non sono le uniche applicazioni. Ovviamente in medicina non usiamo questo, ma anche nella didattica ci si sta muovendo
verso applicazioni che sono markerless, cioè senza marker, che riconoscono alcune forme, alcuni disegni e ci associano delle informazioni. Faccio vedere qualche altro esempio. Questo è un esempio, quello che vedete sulla sinistra, forse se si spegne le luci si può apprezzare meglio. Questa, vedete, sul tavolo c'è il marker, ora non lo vedete più, e il software, questa è un'applicazione che abbiamo fatto noi all'università, sostituisce il bullying e la ragazza, usando quel dispositivo che utilizzava, che è un'interfaccia aptica, sente anche il peso della palla del bullying e la lancia contro il biliardo. Questa invece è un'altra applicazione, giocare a ping pong con i cellulari su un tavolo virtuale, no? Cioè il tavolo al ping pong virtuale, qui si sfrutta anche il fatto che il cellulare può vibrare nel momento in cui c'è un impatto tra la pallina e la racchetta virtuale, che in questo caso è rappresentata dal cellulare. Quindi sfruttare le potenzialità anche dei nuovi dispositivi che tutti in tasca noi abbiamo per applicazioni di questo tipo. Qui ci sono, questa quella sulla sinistra, un'applicazione della Lego. La Lego ha avuto questa idea di mettere dei marker sulle scatole dei giocattoli, così i bimbi vanno nel negozio, lo inquadrano quel marker con una telecamerina e vedono come sarà il giocattolo che poi vanno a costruire con i Lego. Oppure qui in quest'altro caso è un'applicazione sviluppata per la manutenzione da una ditta automobilistica, e quindi il riparatore, usando quegli occhialini e usando un software opportuno, sa esattamente quali operazioni deve fare per mantenere quell'auto in questo caso. Ma pensate anche a quanto spendono le ditte per fare la manutenzione di pezzi di ricambio, di aereo, di strumentazione abbastanza complessa che si trova dall'altra parte del mondo, no? Con questi sistemi si può evitare di inviare un tecnico per effettuare la riparazione, ma farla fare dagli operai localmente, senza sfruttando le informazioni fornite dalla realtà aumentata, che dice e spiega esattamente tutti i passi che devono essere eseguiti per portare a termine questa operazione. Qui vedete altre applicazioni più che altro in ambiente ludico, no? Era giusto per farvi vedere che questi oggetti virtuali vengono sovrapposti a questi marker e quindi ci si può interagire in qualche modo. Vediamo qualcosa di più interessante, ecco un'applicazione per la didattica, no? Quindi cercare di far capire come è fatto, come sono gli organi del corpo umano, dare delle indicazioni anche testuali per indicare alcune parti di alcuni organi, oppure fare, come in questo caso, delle semplici operazioni, fare dei test con i ragazzi che, usando sempre i marchi tipici di queste applicazioni, danno delle risposte e il software riconosce la risposta e dice se la risposta è corretta oppure è sbagliata. Se stanno nascendo, è una tecnologia nuova ma che sta esplodendo in una maniera incredibile in applicazioni di questo tipo. Vado un pochino più veloce, non voglio tediarvi troppo con questa tecnologia. Questo è un ambito che mi è più familiare, l'utilizzo della realtà aumentata in medicina. Vedete, in ortopedia per esempio si può fare in modo di sovrapporre le informazioni che vengono dalla diagnostica che è stata fatta dall'AGX oppure TAC o risonanza, sovrapporle esattamente sul corpo del paziente e quindi dare un'indicazione visuale precisa al medico che deve intervenire per, in questo caso, per una frattura o per una qualche operazione che riguarda l'ortopedia, no? Per questo dicevo prima, una specie di visione a raggi X, la Superman si riesce a vedere attraverso la pelle cosa c'è all'interno del corpo, ed è di grandissimo aiuto soprattutto nella chirurgia invasiva, in cui si evitano di fare squarci sul paziente, di avere contatto diretto con gli organi, ma si cerca di inserire un catetere oppure una strumentazione nella laparoscopia per raggiungere gli organi, limitando i danni sul corpo del paziente. Queste sono alcune applicazioni in neurochirurgia, no? Per esempio nella craniotomia è importante avere indicazioni sui vasi che si sono sulla nostra testa. Questa è un'applicazione di cui vorrei parlare qualche secondo in più, che abbiamo sviluppato noi in collaborazione con, qui ovviamente vedete soltanto un'immagine su un manichino, abbiamo sviluppato in collaborazione con l'ospedale di San Giovanni Rotondo, che aveva come obiettivo questa applicazione,
centrare, riuscire a localizzare con precisione i tumori del fegato trattati con tecniche mini-invasive, quindi con degli ablatori a radiofrequenza. I medici ci hanno detto questo: dobbiamo centrare il tumore e, una volta centrato il tumore, noi distruggiamo, per facendoci passare una corrente, quindi per ipertermia, l'area intorno alla punta del nostro ablatore, del nostro arco. Ma non riusciamo spesso a centrare con precisione il tumore. E quindi noi, il tumore qui è rappresentato, ce ne sono tre in verde, vedete, quello piccolino sotto, un altro più sopra più grande, un'altra massa tumorale più grande, un'altra che è dietro da questa angolazione non si vede. Dice, con la vostra applicazione riuscite a farci raggiungere il tumore con più precisione? E noi abbiamo sviluppato questa applicazione che, partendo dalle immagini del paziente, costruisce un modello tridimensionale e poi, con tecniche di realtà aumentata e con un tracker ottico, non vedete marche, non vedete tracker ottico, sono dei dispositivi che hanno delle telecamere infrarossi, sovrappone gli organi virtuali a quelli reali del paziente e quindi aiutano il medico, perché dove vede il tumore virtuale sa che sotto c'è quello reale, riesce a colpirlo con più precisione, evitando di distruggere un'area del fegato estesa e quindi anche parte sana del fegato, che è un grossissimo problema per pazienti che hanno il fegato che non funziona, sono cirrotici, hanno un fegato che non funziona, è ottimo. Questa applicazione non l'abbiamo sviluppata, i medici sono molto contenti, stiamo facendo il test in sala operatoria, abbiamo già iniziato, abbiamo già portato in sala operatoria, abbiamo fatto dei test per valutare la precisione della nostra strumentazione e abbiamo già pianificato una serie di test. E quindi è un esempio di applicazioni, ma visto che siamo in un ambiente in cui la Fondazione la Cassa di Risparmio, la Fondazione la Cassa di Risparmio di Puglia, insomma, è in qualche modo la padrona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia ci ha finanziato un progetto che noi abbiamo ultimato sulla chirurgia laparoscopica pediatrica, fatto in collaborazione con l'ospedale di Casarano, in cui abbiamo sviluppato un'applicazione che praticamente aiuta il medico nella diagnosi e aiuta il medico a scegliere i punti di accesso in addome con tecniche laparoscopiche. Noi abbiamo studiato due casi, ma è impressionante vedere come in bimbi così piccoli, i due casi che abbiamo studiato sono un bimbo di 2 anni e una bimba di 12 anni, in bimbi così piccoli i tumori diventano molto, sono molto grandi confrontati con gli organi di questi bimbi e quindi cambiano, spostano completamente l'anatomia interna, quindi spostano il fegato, spostano il tumore al rene, no? Spostava il fegato, spostava lo stomaco, per cui i punti di accesso standard non sono più quelli ottimali e quindi con la nostra applicazione noi abbiamo permesso al medico sul modello virtuale di scegliere questi punti e poi di riportarli sul corpo del paziente reale per eseguire l'operazione chirurgica. Basta, cambiamo genere. Beni culturali. Guardate quante volte noi andiamo a vedere quel che resta di alcuni monumenti, no? L'idea di poterli vedere nel loro splendore è sicuramente, cioè, passata alla testa, ma diciamo non è facilmente realizzabile. Con tecniche di realtà aumentata si può sovrapporre la ricostruzione virtuale sui resti che noi abbiamo. Vi faccio vedere un breve filmato di un prodotto software fruibile su iPhone oppure iPad, se ormai sono strumenti, ricordo se alzo un attimo il volume, sentiamo anche forza. Questo è stato sviluppato e come esempio vedrete un'applicazione ai Fori Imperiali a Roma, no? Quindi l'utente, girando per i Fori Imperiali dotato di iPhone oppure iPad, in questa applicazione inquadra i resti di quei monumenti e li vede così com'erano, no? Quindi metti il microfono vicino alle casse, oddio, non è che miglioriamo forse. Oggi siamo ai Fori Imperiali, uno dei più importanti cardiologici di Roma e del mondo, per presentarvi iLaboratorio, una nuova applicazione per iPhone e Alpha che vi aiuterà ad apprezzare meglio l'incredibile ricchezza di questo situazione. Basterà scaricare l'applicazione e installare sul proprio smartphone per essere subito pronti per viaggiare nel tempo. Grazie all'uso combinato di della bussola e del GPS presente sul terminale, l'applicazione riconosce
esattamente come apparivano tante le nanostatine. Si vede un po' scura la ripresa, però vedete su lei e vado che è uno schermo abbastanza grande, la ricostruzione di quei monumenti, esattamente però perché questi dispositivi hanno un GPS che li localizzano, la bussola per cui si può vedere la direzione in cui si sta guardando, e quindi si ha la ricostruzione del monumento nel suo aspetto. Stanno nascendo tantissime applicazioni di questo tipo, anche perché questi dispositivi sono diffusissimi. Diciamo, è la nuova tendenza è sviluppare applicazioni per dispositivi mobile. L'applicazione a linea è costantemente il punto di vista tra mondo reale e mondo virtuale. Resi sguardo per la ricostruzione uno ad uno dei momenti che state osservando. Anima Voyager è in grado di riconoscere i momenti osservati, comprendo un audio guida con lingua italiana, che consente di ricevere informazioni in modo rapido. Vi ha dato l'idea, ora possiamo anche andare avanti, vi ho dato l'idea dell'applicazione, però vi rendete anche conto che in queste applicazioni sbagliare di qualche millimetro, di qualche centimetro, non ha nessuna importanza, nel caso della medicina può essere ovviamente cruciale. La qualità. Quindi vado alla slide successiva, ecco questa, sono andato troppo veloce, un'applicazione di realtà aumentata sviluppata per la didattica, sviluppata da un'azienda locale connessa, ricevuta da una scuola primaria di Alliste, che praticamente permette di sovrapporre alcuni modelli virtuali ai marker che vedete l'operatore di lei. E la scuola aveva chiesto tre modelli, il sistema solare, si vedono i pianeti che ruotano intorno al Sole, costruiti in scala e tenendo conto del reale moto di rotazione. Poi l'altro caso è un atomo per far capire ai bimbi come è costituito appunto l'atomo, e l'altro è abbiamo costruito i modelli virtuali da immagini TAC di un paziente, e giocando con alcune carte si possono aggiungere o togliere, visualizzare oppure nascondere alcuni organi e interagire con questi modelli. Per noi può sembrare banale una cosa del genere, ma per i bimbi capire dove sono posizionati gli organi, capire dimensioni, capire per esempio che nelle vene sono scure, le arterie sono invece rosse, per spiegare perché, è molto più semplice, molto più immediato farlo con tecniche di questo tipo. Prima di concludere volevo farvi vedere un altro filmato semplicissimo che noi abbiamo sviluppato all'università, su sempre fruibile da iPhone, e è un'applicazione su iPhone che è markerless, quindi senza marker, ma si riconoscono alcune forme. Vi faccio vedere il filmato che abbiamo realmente preparato. Si inquadrano con l'iPhone alcune marche, alcuni loghi vengono riconosciuti e vengono associate delle informazioni a questi loghi. Per esempio in questo caso su una brochure viene inquadrato il marchio della Troni, e l'applicazione, se quel marchio, se quel brand è tra quelli contenuti nel database, ci dà informazioni tipo dove sono localizzati i negozi, per esempio se ci sono delle offerte particolari in quel momento, e qual è il percorso ottimale per raggiungerlo, tenendo conto della nostra posizione perché il GPS ci localizza. E poi l'abbiamo sviluppato anche per dei ristoranti, le applicazioni nel caso dei ristoranti che ci fanno vedere il menu, essendo un cellulare ci permette anche di telefonare a quel ristorante e prenotare per esempio un tavolo. Oppure pensiamo in un ambito comunale, ci può far vedere, inquadrando il marchio della provincia, del comune o qualche altro marchio che noi decidiamo di far riconoscere al dispositivo, gli eventi che ci sono oggi o nei giorni successivi, e indicazioni anche su come raggiungerli. Qui poi abbiamo fatto una semplice applicazione all'università che riconosce il logo del mio laboratorio e per esempio permette allo studente di far partire la chiamata per chiamare. Era sempre un'altra applicazione di realtà aumentata su iPhone che abbiamo fatto da 4 anni. E con questo ho concluso. Grazie.